Io posso dire solo che sono certo che lasciare Napoli dopo un momento difficile come questo è anche un po' da vigliacchi. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Del Toldarion e oggi siamo qui riuniti in questo venerdì 24 maggio per commentare una notizia. Una notizia che stamattina è uscita, una notizia bomba che ha un po' mosso gli animi, ecco, per farla breve. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo l'iscrizione al canale. Ragazzi, mi raccomando, stiamo andando spediti verso i 3400, quindi iscrivetevi in massa e attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E poi, ragazzi, lasciate anche un bel like perché così fate girare il video e aiutate l'algoritmo di YouTube a diffondere appunto il video. Allora, qual è la notizia del giorno? Ve la vado a leggere. Allora, prima di leggervi la notizia, però, voglio fare un attimo un recap, una cronaca della mia mattinata, no? Allora, stamattina mi sveglio, tutto sereno, tutto tranquillo, gli uccellini fuori cinguettano, c'è anche una bella arietta fresca. Vado a prepararmi la colazione, la bella tazzulella e caffè con le fette biscottate con sopra la marmellata. Mi appropinquo a mangiare la fetta biscottata e il cellulare vibra. Ultimo ora Napoli, un top ha chiesto la cessione. La fetta biscottata rimane così, io con l'altra mano apro il cellulare e leggo questo. Clamoroso Di Lorenzo ha chiesto ufficialmente la cessione. E lì la prima reazione qual è stata? Questa. Proprio, ah, ma veramente, ecco, più o meno così è stata la mia reazione. Allora, ragazzi, vi leggo in breve, diciamo, l'articolo. Il capitano del Napoli ha chiesto ufficialmente la cessione. Lo ha fatto nei colloqui degli ultimi giorni, andati in scena a Castelvolturno col DS Manna. Ritiene il suo ciclo concluso nonostante abbia un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029, rinnovato l'estate scorsa nel bel mezzo del ritiro della gioia a Di Maro. Ritiro della gioia e anche dell'illusione. Tutti possono sbagliare 1 o 10 partite, anche 30 nel caso di questo irriducibile cyborg, e di certo Di Lorenzo ha l'intelligenza e le spalle di affrontarle serenamente. Forse però è venuta meno proprio la base, ovvero ha compreso e appreso che secondo la linea del club non esistono incedibili al cospetto di un'offerta ritenuta soddisfacente, e così si è messo a riflettere. Questo è il motivo per il quale Di Lorenzo ha chiesto la cessione. La fonte di questa notizia è il Corriere dello Sport di Zazzaroni, giornale che storicamente spara cazzate dalla mattina alla sera. Allora, io dopo che ho letto questa notizia, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo un po' tutta la mattinata a fare delle ricerche e ho trovato la bellezza di 7 articoli dove parla Giuffredi riguardo appunto a Di Lorenzo. E voglio fare appunto la cronistoria degli ultimi mesi per quanto riguarda la situazione di Lorenzo a Napoli. 4 gennaio, titolo dell'articolo: La rabbia della gente di Di Lorenzo. A Napoli memoria corta, a giugno tireremo le somme. Criticare è normale, ma la gente ha la memoria corta. Negli ultimi anni non ricordo una partita sbagliata da parte di Di Lorenzo. Giovanni è stato uno dei migliori terzini al mondo. La sua non è una stagione da 8, ma nemmeno da 5. E poi non è una situazione singola, ma di squadra. E diciamo che questa è una dichiarazione giusta e che io condivido in pieno. Vabbè, le critiche fanno parte del lavoro. Di Lorenzo ha le spalle larghe e consapevole. Ci ha sempre messo la faccia, però è dispiaciuto della situazione che Napoli sta vivendo. Poi dice Giuffredi: A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. È giusto che anche noi prendiamo atto della situazione e facciamo delle scelte. Giorno dopo, il 5 gennaio, Giuffredi, ospite a Radio Napoli Centrale, dice le seguenti parole: Le mie parole su Di Lorenzo sono state interpretate male. Non voglio portarlo via da Napoli. Abbiamo rinnovato il contratto da poco. Se noi facciamo una cosa è perché intendiamo farla. Io ho esternato un malessere. Ho ritenuto semplicemente eccessive e abbastanza maleducate le critiche rivolte a Di Lorenzo, ma non da parte dei tifosi. Attenzione. Ci sono addetti ai lavori e giornalisti che hanno utilizzato termini veramente offensivi. Gli stessi giornalisti che magari dicevano che quella famosa gastroenterite pre-fiorentina fosse un'invenzione. Arriviamo poi al 27 gennaio,
Giuffredi a Radio Serie A dice le seguenti parole: Di Lorenzo ha un solo difetto, a volte è troppo buono e questo nel calcio può essere un difetto. Quando uno gioca a certi livelli ed esercita il ruolo di capitano, a volte deve far valere il peso che ha. Questa cosa, ragazzi, secondo me è molto importante, perché se pensiamo a quella famosa litigata che ebbero Di Lorenzo e Juan Jesus e Anguissa, dopo queste parole magari tu ci pensi, no? Dici, allora effettivamente Di Lorenzo non ha quella autorità che dovrebbe avere il capitano, non è uno che si fa rispettare così, così tanto, no? Questo è quello che ha detto all'epoca a gennaio, parole che poi diciamo sono state confermate in questo litigio. Vi ricordate, no? Qualche mese fa che Napoli voleva fare il ritiro, Juan Jesus e Anguissa bypassano Di Lorenzo e vanno direttamente da Calzone a dire di non fare ritiro. Di Lorenzo viene a saperlo e si dice che ci sia stato un litigio, quindi effettivamente Di Lorenzo non è questo, diciamo, non è visto come quel capitano che tutti noi immaginiamo, no, non c'ha quell'autorità, quell'autorevolezza, quel rispetto forse da parte di tutto lo spogliatoio. Comunque, andiamo avanti. 31 gennaio, Gioffredi a Radio Kiss Kiss dice questo: La gente può anche non crederci, ma lui ha sposato la causa Napoli rinnovando in estate, come Mario Rui, e Matteo ha fatto lo stesso, Matteo Volida. Poi domani può succedere qualsiasi cosa, ma la mia e la loro volontà è di rimanere al Napoli. La mia e la loro volontà è di rimanere al Napoli. Andiamo al 24 aprile, quindi da gennaio arriviamo ad aprile. Giuffredi parla a Terzo Tempo, una trasmissione che fanno a Canale 8. E dice questo: In 5 anni non ho mai visto sbagliare 3 partite di fila da Di Lorenzo. Può capitare un periodo difficile, ma anche qui non c'è un motivo particolare. Spesso chi parla crede di sapere cose che non sa o che non conosce appieno. Io posso dire solo che sono certo che lasciare Napoli dopo un momento difficile come questo è anche un po' da vigliacchi. Lasciare Napoli in questo momento è un po' da vigliacchi. 19 maggio, qua siamo nei giorni dopo la gastroenterite, parla appunto della gastroenterite. Poi però dice una cosa: si deve vergognare davvero uno così che butta benzina sul fuoco in un momento così delicato della storia recente del Napoli. Quindi parliamo di quel giornalista che aveva messo in discussione la famosa gastroenterite e parlò anche di querele appunto verso questo giornale. E arriviamo a oggi, 24 maggio. In realtà avrebbe detto anche un'altra cosa qualche giorno fa riguardo un Di Lorenzo all'Inter, dove appunto Giuffredi disse: Non voglio parlare di mercato in questo momento, aspettiamo la fine del campionato. Stamattina Giuffredi risponde appunto a questa notizia di lasciare il Napoli e dice semplicemente: Non voglio commentare questa notizia né aggiungere altro. Quindi, ragazzi, questa è un po' la cronistoria, no? Degli ultimi 5 mesi di Di Lorenzo a Napoli. E cosa abbiamo capito? Allora, innanzitutto abbiamo capito che evidentemente lo spogliatoio non vede Di Lorenzo come il capitano, no? Quella figura che dovrebbe avere il capitano, no? E in parte lo ha detto anche Giuffredi, cioè ha un carattere troppo buono. Però, nel complesso, cosa abbiamo letto, cosa abbiamo capito da tutte queste dichiarazioni fatte in questi mesi? Che Di Lorenzo a Napoli non vuole lasciare, non vuole lasciare il Napoli, non se ne vuole andare, però ha fatto capire che da parte dell'ambiente c'è forse come posso dire, una poca considerazione e una mancanza, diciamo, di rispetto nei suoi confronti, però specifica che non parla dei tifosi, ma parla dei, diciamo, degli addetti ai lavori. E quindi qua torniamo ai famosi giornali, no? I giornalisti che oggi dicono A, che domani dicono B, che dopodomani dicono C, che va in contraddizione con A. I giornalisti sappiamo benissimo che devono inventarsi spesso le notizie, specialmente in giorni come questi, dove non c'è niente di cui parlare, dove ormai il campionato è finito. Io onestamente questa notizia della cessione che Di Lorenzo ha chiesto la cessione oggi la vedo come l'ennesima, diciamo, stronzata giornalistica. Però
da parte di Giuffrida, da parte del procuratore, è stato detto più volte che il giocatore non vuole andarsene, però ha fatto capire che vorrebbe un po' più di rispetto, ecco, da parte degli addetti ai lavori. E poi, ragazzi, il fatto, cioè, l'anno scorso Di Lorenzo ha firmato per altri 4 anni, è proprio la conferma del fatto che lui comunque vuole chiudere qui la carriera. Poi, ragazzi, se è vero, se effettivamente poi Di Lorenzo se ne vuole andare via, allora là vorrà dire che è stato un vigliacco. Chi lascia Napoli in questa situazione difficile per me è un po' vigliacco. Quindi, questo è. Ma ripeto, per me non è assolutamente vera questa notizia. Poi, se sarà vero, va bene, te ne andrai da vigliacco. Grazie per quello che hai fatto, però te ne vai da vigliacco. Questo è un po' il sunto di quello che penso. Quindi, e poi, ragazzi, un'altra cosa fondamentale, cioè. Ora, lasciando da parte l'anno, che è stato negativo per lui, così come è stato negativo per tutti, ma Di Lorenzo è un punto fermo, non solo dal punto di vista contrattuale, ma dal punto di vista proprio dell'importanza in rosa. Potremmo magari ragionare sul fatto che forse l'anno prossimo non sarà più il capitano, perché diciamo che da lato capitano Di Lorenzo oggi, diciamo, quest'anno ha fatto male, quindi potremmo anche ipotizzare un Di Lorenzo che l'anno prossimo non avrà più la fascia da capitano, potrebbe essere. Però, secondo me, è un punto fermo del Napoli, insieme a Lobotka e Kvaratskhelia. Questi tre, per me, sono i capisaldi da cui il Napoli deve ripartire. Quindi, per me, rimane al Napoli al 100%. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che sia vera? Pensate che sia l'ennesima invenzione? Ditemi la vostra. E detto questo, lasciando un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella. Oggi era anche il giorno del famoso incontro tra Gasperini e Percassi. Vediamo cosa uscirà, diciamo, da questo incontro. Bisogna anche dire un'altra cosa, cioè Di Lorenzo non l'ha smentita questa notizia, non l'ha smentita. Perché su Instagram, sul suo account, non c'è stata nessuna risposta. Quando uscì fuori la notizia sulla gastroenterite, lui ci mise pochissimo a rispondere. Qua la risposta non è arrivata. Può essere che arriverà in serata, può essere che arriverà domani, non lo so. Però il fatto che non l'ha, che non ha risposto potrebbe essere un mezzo indizio sul fatto che forse questa notizia è vera. Io rimango della mia idea. E vi ho fatto anche la cronistoria degli ultimi mesi. Quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Forza Napoli sempre!